Per ogni studente di dropshipping che fa 800 euro in un paio di giorni di test, ci sono anche molti altri studenti che partono, lanciano il proprio store e rimane a zero vendite, quindi senza mai vedere quelle belle barre verdi, insomma, di Shopify popolare, la dashboard tanto ricercata. Proprio per questo motivo, all'interno del contenuto di oggi, ti spiego i motivi per cui il tuo store sta fallendo, per cui non stai riuscendo a fare delle vendite e quindi tutto quello che stai sbagliando, che non stai facendo sul tuo store e che devi andare a sistemare in questo esatto momento. Ciao, sono Samuele, benvenuto in questo nuovissimo video. Se non mi conosci, io sono il fondatore di dropshippingkeys.com, dove aiuto le persone come te a partire totalmente da zero, creare uno store dropshipping e portarlo alle fasi più avanzate. Nel video di oggi, come ti dicevo, voglio parlarti di quei motivi che ti stanno trattenendo dal raggiungere i risultati tanto desiderati. Ci sono alcune cose che sicuramente stai sbagliando, che sicuramente stai anche ignorando, e te le mostro nel video di oggi, perché con queste sistemazioni che ti faccio vedere potresti veramente iniziare a fare vendite da subito, ripeto, con delle piccole modifiche. Sono tutte cose importanti che devi fare tassativamente sul tuo store. Se vai ad ignorare una di queste cose, non dico che non puoi fare risultati, ma sicuramente è uno dei motivi per cui magari stai riscontrando difficoltà a fare le prime vendite. Quindi andiamo a trattare sia discorso ads e sia discorso store. Quindi dividiamo questo video in due parti all'interno chiaramente dello stesso. Se sei pronto, lasciami un bel mi piace a questo video. Ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. E adesso direi di partire subito con il video di oggi. Voglio cominciare questo video parlandoti di quella che è l'effettiva difficoltà di fare dropshipping, nel senso che devi vederla in un modo molto molto più semplice. Il dropshipping è solo un metodo di spedizione. Questo te lo dico perché dovresti guardare alla costruzione del tuo store dropshipping, ripeto tra virgolette, come uno store per vendere online. Tutto qui. Infatti, prendendo il tuo store e qualunque altro store e-commerce che ha un magazzino, che ha 100.000 euro di inventario, non c'è differenza agli occhi degli utenti. Infatti tu, l'unica differenza è che non hai i prodotti, li fai spedire da qualcun altro, ma tutto quello che vai ad offrire appunto all'utente è lo stesso identico, cioè tu puoi fare lo stesso lavoro che fanno i grossi brand, i più grandi marchi sul mercato appunto e-commerce, con l'unica differenza che gestisci in dropshipping quella che è la spedizione. Ripeto, guardala in questo modo, perché ciò ti porta a dover strutturare uno store semplicemente con le carte in regola per funzionare online, non perché uno store dropshipping allora deve rispettare una pagina prodotto creata nello stesso identico modo come fanno tutti i dropshipper, e non puoi fare il lavoro invece che fa un altro grosso brand. Quindi cerca di vederla in questo modo, metto subito le mani avanti, perché poi si tratta semplicemente di vendere online. E quindi adesso arriviamo ai problemi effettivi. La prima cosa che però ci tengo a specificarti nuovamente anche in questa fase è il funnel, il processo che fanno appunto gli utenti quando arrivano sul tuo store, quando ti conoscono da appunto zero. Con la parola funnel che ti dicevo poco fa intendo praticamente un imbuto, letteralmente, dove le persone arrivano nella fase più alta appunto dell'imbuto, che è la prima volta che vengono a conoscere il tuo store, e arrivano alla fase finale dove fanno appunto l'acquisto e diventano dei clienti. Quindi tutte queste fasi del funnel dell'imbuto sono divise, nello specifico possiamo andare generalmente a indicarle con le ads, quindi quello che il tuo cliente vede, il visitatore vede la prima volta, che è il video appunto del tuo prodotto. Poi si arriva allo store, quindi tutto quello che è la struttura della product page, il prodotto che vendi, come comunichi all'utente, come cerchi di convincerlo all'acquisto, e poi l'arrivo finale al checkout e la conversione di quel determinato cliente. Vi spiego questi tre step, nello specifico ads e store, perché adesso andiamo a parlare esattamente di queste due e ti mostro i tre motivi principali per una e per l'altra del motivo per cui non stai facendo vendite. Diciamo che le due fasce che hanno più responsabilità del fatto che non stai facendo vendite sono lo store e la fase delle ads. Partiamo da quest'ultima, che è quella un po' più delicata e secondo me, oltre a il prodotto, che magari hai definito un prodotto fallimentare o meno, e quello è un'altra grossa parentesi, però anche le ads devono essere fatte decentemente, soprattutto tre cose principali che non puoi permetterti di sbagliare. Partiamo dal punto numero uno e parliamo delle creative. Quindi ci sono due modalità di creative diverse: quelle fatte come si deve, quelle corrette che portano sullo store le persone in modo impulsivo, in modo efficace, e quelle invece un po' più scarse, che effettivamente non funzionano e che non riescono a portare la gente dalla sponsorizzata al nostro store. Innanzitutto, per capire questa cosa e per analizzare correttamente le tue sponsorizzate, altra cosa fondamentale che non puoi permetterti di non
fare è utilizzare delle colonne effettivamente corrette. E la cosa principale con cui valutare una sponsorizzata è il CTR. Il CTR significa click to rate ed è la percentuale di click sul link, quindi per arrivare al tuo store, rispetto a quello che è il CPM, alle impression, quindi alle persone che vedono il tuo store. Ecco, il CTR dovrebbe essere in una fase immediatamente, diciamo, iniziale, almeno dell'1.5%. Se invece hai un dato al di sotto di questo, quindi magari 0.4-0.5%, lì sai che c'è un problema sulle creative. Quindi prima, insomma, di dire questa non va bene, questa va bene, vediamo Facebook cosa ci dice. Dopodiché il motivo principale che ti dicevo prima è come costruisci, come è costruita la tua creative. Qui te lo faccio vedere proprio in modo pratico. La regola giusta, o quella, insomma, la regola d'oro che ti consiglio, è che nei primi 3-5 secondi deve vedersi subito il tuo prodotto. Come è per questo caso di video, insomma, che ho trovato adesso a caso su Fiverr, il discorso è che da subito l'utente che scrolla i social, quando vede il tuo video, deve vedere subito il prodotto, perché quello è il gancio immediato che porta il cliente a andare sul tuo store e quindi idealmente anche ad acquistare. Se tu invece nelle primissime clip, cosa che vedo spesso, vai a mostrare, che ne so, delle foto del prodotto, delle foto che non c'entrano nulla, oppure fai una intro con il tuo logo, oppure di nuovo cerchi di fare un po' di storytelling, di raccontare, ecco, quello è un problema, perché essendo che la soglia di attenzione dei clienti è sempre più bassa, allora non puoi permetterti di sprecare tempo prezioso per raccontare qualcosa che oggettivamente all'utente non interessa e non importa. Se appunto per questo video nei primi 3 secondi vedi che c'è subito il prodotto, ma nell'immediato, con anche sotto dei testi, no, che danno delle feature, dei benefici di quel prodotto, se nel tuo caso partissi invece con hai presente quando non riesci a filmare perché non sei abbastanza stabilizzato e poi fai vedere la foto magari di un telefono storto, cioè non va assolutamente bene. Quello implica che i clienti non cliccheranno e quindi avrai dei CTR estremamente bassi. Un video che ti ho trovato qua per esempio è questa, che è una spazzola. Il prodotto effettivo si vede dal secondo 4-5. Non è un grosso problema, non è una questione di secondi proprio nello specifico, però se vedi parte con un contenuto diverso dove il prodotto non si vede. Anche questo non è detto che sia un problema, perché esiste la creazione del contenuto problema-soluzione, però sappi che insomma Facebook è sempre quello importante, quindi da Facebook dobbiamo capire se la creative è un problema, se effettivamente il CTR è basso e quindi tu vai ad analizzare la creative e all'inizio non si vede il prodotto fino ai primi 10 secondi di video, quella è una cosa che dovresti sistemare. Il secondo motivo invece è che stai andando a testare un target troppo ridotto e quindi Facebook non riesce effettivamente a trovare il target perfetto per portare acquisti sul tuo store. Torniamo di nuovo anche qui su Facebook, sul Business Manager. Come vedi, un altro dato importante che già ti citavo prima è il CPM. Questo è il costo per raggiungere 1000 impression, 1000 persone che visualizzano la tua sponsorizzata su appunto Facebook. Il discorso qui è che se tu utilizzi un interesse troppo ridotto, Facebook avrà dei CPM molto alti, farà più fatica a trovare delle persone, avrà meno spazio per testare e quindi non riuscirà a trovarti clienti interessati. Il CPM, tu ricordati che in Italia deve essere tra i 3 e i 6-8 euro, dipendentemente dal periodo in cui testi e dipendentemente dal prodotto e il target, o se non altro insomma la nicchia a cui ti rivolgi. Però se prendiamo un interesse, quindi andiamo nella sponsorizzata, quello che ti sconsiglio vivamente è di utilizzare un interesse, quindi un ad set che abbia meno di 5 milioni come grandezza del pubblico. Il concetto è che tu devi vedere questi interessi, quindi guarda a Garden Design come una torta. Quando tu dai dei soldi a Facebook, di questi 15 milioni di persone, Facebook prende una fetta di Garden Design e va a testare all'interno di essa. Quindi se tu utilizzi dei pubblici che magari hanno 300.000 persone, la torta sarà molto più piccola, le fette saranno ancora più ridotte, Facebook fa fatica oggettivamente a testare, a cercare gente diversa all'interno di quel target di mercato e quindi non riuscirai ad avere un test effettivo. Quindi ricordati anche che in una fase successiva io tendo proprio ad uscire dal tipo di interesse iperlegato, diciamo, al prodotto, quindi se vendo un prodotto per giardinaggio, in una fase successiva magari utilizzo l'interesse uomo o l'interesse shopping online, perché cerco di dare sempre più spazio a Facebook per testare e poi sarà lui a trovarmi il target perfetto per il mio prodotto. Il terzo e ultimo motivo invece per cui le tue sponsorizzate non stanno performando è che non testi abbastanza angle differenti di comunicazione. Qui ti faccio vedere un prodotto molto conosciuto, molto forte, che è anche molto competitivo. Una cosa che devi fare dal primo momento quando cerchi di vendere un prodotto è capire a chi vuoi andare a rivolgerti. Il concetto appunto è che se non sai a chi stai vendendo e se comunichi un po' a tutti, non comunichi a nessuno e quindi non avrai modo di andare molto specifico a diventare forte all'interno di una sottonicchia di mercato. Quindi nei primi secondi di video tu devi subito definire a chi ti stai
stai rivolgendo, qual è il problema che vuoi risolvere. Per esempio, per questo massaggiatore, se tu ti rivolgi solo a persone che hanno problemi al collo, sì, va benissimo, puoi assolutamente vendere, ma è ancora meglio rivolgerti a persone magari che lavorano tutto il giorno al computer con una postura errata, arrivano a casa e magari hanno tutta la sera problemi al collo e dolori vari. Quello è un target di comunicazione specifico che puoi testare in modo concreto. Soprattutto cerca di utilizzare target differenti proprio nella tua sponsorizzata. Quindi puoi utilizzare un test dove ti rivolgi a persone, ripeto, che lavorano tutto il giorno a computer con una postura errata, puoi rivolgerti a persone che magari fanno, si allenano e quindi hanno bisogno di massaggiare determinate parti del corpo, per esempio del collo, oppure a persone che magari giocano al computer o ai videogiochi tutto il giorno con una postura errata e quindi per migliorare le proprie performance possono utilizzare questo determinato accessorio. Se tu non cambi mai il target della tua sponsorizzata e la persona a cui ti rivolgi, punto primo, non riuscirai a testare in modo efficace al 100%, e punto secondo, ti precludi dalla possibilità di trovare magari un sotto target molto preciso che gli altri stanno ignorando e che tu stesso potresti andare a sfruttare. Prima di passare alla seconda fase del video, quindi quella dei problemi sul tuo store, volevo ricordarti che qui sotto in descrizione, se sei interessato a partire con uno store dropshipping, trovi Dropshipping Keys 3.0. Questo è il mio corso completo dove all'interno trovi oltre 130 lezioni step by step, gruppo privato di supporto, live settimanali di coaching e Q&A e inoltre anche un caso studio di crescita organica e virale su TikTok, così che ti spiego come partire anche con un budget praticamente nullo e riuscire ad andare virale e fare i primi risultati in dropshipping, più un sacco di altro materiale scaricabile, liste di agenti, contenuti riassuntivi per ogni sezione e molto molto altro. Ti specifico tutto ciò perché sta per uscire un aggiornamento di questo corso che sarà gratuito per gli utenti che sono all'interno nel momento in cui esce, quindi mi raccomando, se sei interessato a partire ad oggi con uno store, link in descrizione, trovi il mio corso. Detto ciò, passiamo alla seconda fase del video. In questa fase invece vediamo le problematiche legate allo store, quindi abbiamo visto le ads, importantissimo. Se però le ads le riesci a sistemare, porti le persone allo store, ma sullo store non fai un lavoro fatto come si deve, ecco, di nuovo diventa tutto nullo, cioè tutto deve essere fatto al meglio o se non altro in modo accettabile, perché altrimenti l'utente arriva ad un punto in cui si perde e poi insomma non riesci più a convertirlo, non riesci ad ottenere quella vendita. Il primo punto, il primo motivo è la presentazione generale di quello che è il tuo brand e quindi la comunicazione o quello che utilizzi per presentare il tuo prodotto. Quindi anche qui ti faccio vedere due store a confronto. Partiamo dal lato pessimo. Cosa non va bene in questo store? Ti direi tutto, nel senso che quando andiamo a comunicare con il prodotto che stai vendendo, quello che ti consiglio vivamente di fare è di cercare di strutturare uno store di nicchia, uno store unico dove vendi un prodotto ad un range di persone molto molto preciso senza cercare di vendere a tutti, cosa che questo utente sta facendo. Infatti il problema di fare ciò è proprio che non riesci a comunicare correttamente ad una sola persona, cerchi di comunicare a tutti e comunichi quindi a nessuno, come ti dicevo per le ads. Come vedi qui le problematiche principali sono le foto che vai ad utilizzare, che prendi dagli altri competitor, sono foto che hanno tutti quanti, quindi quello che ti consiglio è di comprare il tuo prodotto e fare tu delle foto ad hoc di quel determinato prodotto, così facendo quelle foto le avrai solamente tu, nessuno te le può rubare perché sono create insomma da te e soprattutto nessuno le può utilizzare sul proprio store, in modo tale che ti vai a porre subito ad un gradino molto più alto e più professionale rispetto a delle foto come queste che tra l'altro hanno un sacco di editing, testi al di sopra di esse e mancano proprio di quello che ci serve per convincere l'utente e proiettarlo nel voglio quel prodotto, questo sono io che lo vado ad utilizzare. Ovviamente oltre alle foto abbiamo tutto il discorso anche di colorazione, di branding inteso a comunicazione, per esempio nella descrizione vedi che abbiamo dei setup proprio diversi, tante emoji differenti, anche una struttura di foto, gif con tanti colori, font diversi, le gif che sono più piccole delle immagini, proprio un totale caos diciamo che regna all'interno di questo store, con anche qui sotto tutti i prodotti differenti, una struttura strana di presentazione di upsell con lo stesso prodotto mostrato più volte, non lo so, non è così che si fa. Se il tuo store è qualcosa di simile, non comunichi in modo preciso, non hai un target preciso di riferimento, è un grosso problema. Mentre adesso ti faccio vedere uno store fatto come si deve. Questo è uno store specifico sul discorso health, uno store monoprodotto che vende questa belt per appunto la postura e la cura del proprio corpo. Infatti sia i contenuti che usa nella sponsorizzata, sia quelle che sono le foto e appunto il materiale che mostrano al di sotto della loro descrizione, sono tutte contenuti fatti ad hoc. Sia perché, come stai vedendo, c'è il loro marchio al di sopra appunto delle gif, in modo che rende impossibile agli altri andare a prenderle, e che idealmente significa che questo determinato video, questo determinato contenuto, è proprio stato creato ad hoc per questo determinato cliente. Poi anche qui sotto vediamo delle
foto molto molto più specifiche appunto del prodotto appunto in utilizzo, una descrizione generalmente precisa su quella che è la comunicazione, quindi ci si rivolge ad un target medio-alto di età, dove fa vedere che insomma il tipo di comunicazione è quella professionale, dottori, medici che lo vanno a consigliare. Soprattutto un colore che puoi vedere utilizzato è il verde per la call to action, ma questo azzurro blu per tutti quelli che sono i pulsanti, per esempio la barra degli annunci, oppure quelli che sono i check. Anche qui sotto vedi tra una cosa e l'altra questo colore blu azzurro che va, no, a completare tutto il branding dello store. Qui è molto molto chiaro: se io scorro questo store so a chi ci stiamo rivolgendo, se scorro questo store vedo un prodotto buttato lì, un po' di descrizione, un po' di contenuti, se vendo è perché sono un po' fortunato. Il secondo motivo invece per cui non stai facendo vendite è che tutti gli utenti che arrivano sul tuo store inevitabilmente escono e poi non tornano più, te li dimentichi per sempre nonostante li hai pagati. Questa è una cosa che devi capire molto molto bene. Quando porti un cliente su quello che è il tuo store, quello che dovresti cercare di fare è chiuderlo da subito, e quella è la cosa ovviamente migliore, oppure cercare di avere una strategia ad hoc per provare a ripescarlo, cercare di riconvertirlo. Il concetto è che se tu porti 100 persone sul tuo store, se utilizzi una strategia di Facebook Ads come quella che abbiamo visto prima, allora quelle persone le hai pagate tutte, ogni singolo click ti è costato dei soldi. Se ogni singola persona quindi arriva sul tuo store, ci rimane 3 o 4 secondi e poi chiude, ma non hai una strategia per poter provare a riconvertirla, hai pagato quei soldi ma li hai buttati, perché letteralmente quelle persone non si ricorderanno mai più di te, non ti vedranno mai più e quindi non avrai mai più possibilità di convertirli. Per andare ad ovviare a questa cosa dovresti avere da subito impostata sul tuo store una strategia di remarketing per cercare di riprendere quei determinati clienti. Come fai a fare questa cosa? Lo fai in due modi nello specifico che ti posso consigliare: SMS marketing e email marketing. Anche di queste te ne ho parlato nel passato, però passiamo su SMS marketing. In questo modo come fai? Imposti una sequenza dove nel checkout acquisisci il numero per quello che è l'ordine appunto dei tuoi clienti, ma se dimenticano il carrello oppure lo abbandonano proprio perché non vogliono più acquistare, mandando un messaggio appunto sul telefono, come puoi immaginarti è molto molto più attiva come cosa, riesci ad andare molto diretto sull'attacco insomma a quel cliente, ma soprattutto lo legge per forza, cosa che nelle mail molto spesso magari possono finirti in spam nelle promozioni, o magari qualcuno vede 100 mail, spesso le va a cestinare tutte, guarda solo quelle più importanti, il resto le va ad ignorare. SMS che puoi mandare per esempio dopo 10 minuti e 30 minuti immediatamente dopo che appunto quel cliente ha cercato di fare un acquisto, ma magari è uscito per qualunque motivo. Ricordati anche questo: magari se tu vai nei tuoi carrelli abbandonati sullo store ne noti un sacco, ma non hai nessuna strategia per recuperarli, quindi quello che dici è: peccato che non ho convertito queste migliaia di euro di persone, di clienti, che potresti tranquillamente andare a ripescare con strategie del genere. Questo concetto è: settalo all'inizio in modo che poi dovrai dimenticartene, e queste applicazioni fanno tutto il lavoro al posto tuo. L'altra cosa è Klaviyo. Klaviyo è discorso email marketing, te l'avevo già mostrata all'interno di qualche video. Qui lo stesso discorso ma con l'email, quindi lo puoi gestire entrambe. Magari sulle mail, quando qualcuno abbandona il carrello, fai sì di mandargli una mail magari dopo un'ora, dopo 4 ore, dopo 24 ore, in modo che l'SMS è quello molto più efficace, molto più attivo, la gente lo legge subito e magari con un click te lo vai a riprendere. Oppure dopo un'ora, 4 ore, 24 ore, con l'email marketing cerchi di offrire magari degli sconti finali, dei bonus aggiuntivi per completare appunto l'acquisto. Di nuovo, non avere questa strategia in atto implica che 90 persone su 100 te le perdi per sempre. Con questa strategia, se vai a pescarne anche solo altre 30, ti vanno a dare magari delle conversioni in più che in caso contrario avresti perso. Il motivo numero 3 invece per cui non riesci a vendere sul tuo store, ma soprattutto non riesci a massimizzare ogni singola vendita, è il fatto che non hai una vera roadmap, una vera mappa dove i tuoi clienti entrano oggi, diventano clienti e poi li vai a convertire su tutto quello che è il processo insomma successivo dei prossimi giorni, settimane o mesi. Infatti qui ti faccio vedere subito un concetto semplice: la scala del valore. Questo è un grafico che al tempo a me ha aiutato tantissimo ad entrare in quest'ottica. Quindi quello che devi avere sul tuo store è una scala del valore, dove l'utente che entra al primo gradino riesce ad arrivare all'ultimo con più valore. Quindi sulla sinistra ricordati che il nostro obiettivo è vendere di più, ma offrire valore al cliente, dargli dei prodotti che effettivamente ha bisogno, e poi aumentare il prezzo. Così step by step riesci a offrire più prodotti, e ti è costato 10 euro per la prima conversione su Facebook Ads, ma che magari nel lungo termine te ne vale 500, 1000 e così. Un altro schema che ti faccio vedere da cui puoi prendere spunto è uno schema, un grafico di quella che può essere una costruzione definitiva del tuo store. Quindi come vedi il costo di acquisizione del cliente è 10 euro, quindi su Facebook vuol
vuol dire che tu per avere quel cliente hai pagato 10 euro, poi il costo del prodotto è 10 per fare una vendita da 40, quindi in quell'esatto momento il tuo profitto è di 20 euro. Se però vai a strutturare un'offerta come si deve, magari aggiungi un upsell, quindi aggiungi un altro prodotto che ti costa meno e che quindi il costo del prodotto diventa 5 euro più appunto i 10, quindi il profitto iniziale di 15 diventa un 40 euro di profitto al checkout, perché magari dopo l'acquisto vai ad offrire un post purchase upsell da 25 euro di profitto netto. Quindi questi 40 euro di profitto iniziali li vai ad aggiungere una sequenza di upsell via email o sms che ti garantisce altri 20 euro di profitto, una sequenza con un bundle di offerta che ti dà altri 50 euro e più una membership magari mensile dove offri dei ricambi per il prodotto che hai venduto con un profitto di 15 euro al mese. Quindi alla fine dei giochi il profitto finale per ogni singolo cliente magari una media diventa 110 euro con un costo iniziale di acquisizione di soli 10. Tutto questo fatto perché? Perché hai strutturato una sequenza come si deve. Per fare tutto ciò ci sono veramente tanti modi per farlo. Se cerchi upsell appunto sull'app store di Shopify trovi diverse versioni. Qui sotto però ti faccio vedere due o tre applicazioni che dovresti andare a, se non altro, approfondire per il tuo store, sia per quanto riguarda la product page, sia per quanto riguarda il post purchase upsell, quindi quando qualcuno ha già acquistato, e poi per quanto riguarda la sequenza di appunto vendita successiva, l'avvio o SMS bump, per andare ad offrire sequenze di vendita e di upsell via mail oppure via SMS. Bene, per questo video era tutto, io spero veramente che ti sia piaciuto, soprattutto ti ho cercato di mostrare dei motivi concreti. Ti assicuro che all'interno di queste motivazioni è nascosto anche la vera causa, insomma, di quello che è il tuo fallimento, o se sei ancora in fase di partenza, ti consiglio vivamente di andare ad approfondire bene questi punti perché ti potrebbero aiutare a posizionare il tuo store e vendere da subito in modo veramente molto concreto e molto molto migliore. Ti invito come sempre, se hai delle domande, a farmele qua sotto nei commenti, cercherò di rimanere attivo per darti appunto supporto. Lasciami anche un bel mi piace a questo video, iscriviti al canale, se non l'hai ancora fatto guarda il link in descrizione, trovi anche il mio gruppo Facebook aperto al pubblico dove puoi entrare gratuitamente, confrontarti con altri dropshipper e insomma partire in questo percorso come si deve. Ti ringrazio della visione di questo video e noi ci vediamo alla prossima.